Ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Scusate il ritardo, ma non so se avete letto, sì, sono in diretta per te che stai chiedendo, probabilmente vi state chiedendo che fine ha fatto, è scomparso, è scappato, oggi ci ha dato il pacco. No, sono un po' in ritardo, tanto per cambiare, ma oggi ho una scusa. La scusa è che stavo scrivendo proprio sul nostro bellissimo server Discord, al quale vi consiglio di unire se già non ci siete dentro, che da oggi riparte ufficialmente la seconda stagione dell'asset più desiderato al mondo, ovvero le nostre shitcoin. Come funziona il discorso delle shitcoin? Funziona in questo modo: voi guardate i miei live, voi guadagnate shitcoin, vi piovono in testa proprio in continuazione ogni 5 minuti due shitcoin, quindi il doppio della prima stagione che è stata un po' lenta. Adesso voglio velocizzarlo un po' e addirittura mi sono sentito particolarmente generoso, il premio, il jackpot, il grand prize raddoppia, e sì, non è vero che raddoppia, non esageriamo, è aumentato del 20%, e quando il primo che arriva a 1000 shitcoin avrà 0.006 BTC, tutti da holdare. Quindi quando mai vi può capitare che delle shitcoin hanno veramente valore? Questa è la prima volta. Inoltre, se partecipate alla chat, non spammando, perché se spammate vi banno, ma commentando, dicendo cose utili, interessanti, vi beccate più shitcoin, perché i membri attivi si farmano più shitcoin. E inoltre, se dite cose che mi piacciono, quindi non lo so, buttate lì una perla, qualche altcoin interessante, vice in holder, sto parlando con te, beccate qualche shitcoin in più perché le regalo io. Ogni tanto mi sveglio di buon umore, oggi sono molto di buon umore, quindi spero che siate belli carichi e regalo shitcoin. Aggiungerò altri premi, magari una chiacchierata in privato di mezz'ora, non lo so, adesso vediamo, però ho intenzione di far diventare le shitcoin l'asset portante della nostra community, quindi mi raccomando, non perdetevele, farmatele, è lo yield farming migliore al mondo. Voi guardate in live e farmate shitcoin, niente depositi, niente vincoli, niente menate. E come funziona per chi ha partecipato alla stagione 1? Allora, in sostanza, le ho zerate tutte, perché le shitcoin sono centralizzate, decido tutto io, però in realtà coloro che avevano un numero importante di shitcoin, gliene ho lasciate 200 per chi ne aveva tra 800 e 1000, 150 tra 600 e 800, e tra 500 e 600 ne ho lasciate 100. Così partite in vantaggio e magari vi beccate il premio del la stagione 2. Basta, questo è quanto per l'inizio. Che dire, io sono ufficialmente disoccupato da ieri, quindi ho più tempo da dedicare finalmente alla community. In questi giorni sto lavorando su alcune cose interessanti, tipo un rebranding delle grafiche del canale, fare una piccola sigla, insomma tutte quelle cavolatine che in realtà cavolatine non sono, che danno un aspetto un po' più professionale, diciamo così, ai miei canali, e che non ho mai avuto tempo di perseguire. Di solito ho sempre prioritizzato per ovvi motivi contenuti, continuerò chiaramente a farlo, ma finalmente ho anche il tempo di fare questo. E poi vi butto lì altri progetti che ho in mente. Vorrei scrivere un ebook, tra le varie cose, una pubblicazione che vuole essere un po' un manuale omnicomprensivo del trading di Bitcoin e non solo, quindi sto iniziando a lavorare anche su quello, perché io ne ho letti tanti, ho visto che uno fatto bene con tutto quanto, non me ne vogliono gli scrittori che hanno sicuramente più esperienza di me, ma non l'ho trovato, quindi vorrei fare anche quello. Poi insomma ci sono tante altre cose in programma che non vi spoilerò ancora. Per adesso ho incominciato come la sigla, no, la sigla sì, ci vuole una sigla professionalissima, la vedrete, ce l'ho già in mente, non sarà in linea ovviamente con lo spirito della nostra community. Fai un contest per la copertina, potrebbe essere anche un'idea, non lo so, adesso vediamo. In ogni caso, vi stavo dicendo, la prima piccola novità che ho fatto, che ho apportato, è sigla la pimpa bellissimo, e volevo dire, adesso mi distraete con la
con tutte le cose che mi scrivete. Vi volevo dire, la prima piccola novità che ho portato sono i mini video su Facebook, che probabilmente qualcuno ha già visto, ha già intravisto, perché li ho pubblicati ieri e oggi, che sono appunto video brevi di pochi minuti davvero per stavolta, 3-4 minuti, e in sostanza sono indirizzati principalmente ai neofiti, per diversificare un po' anche i miei contenuti. Li faccio su Facebook perché Facebook è un po' il canale secondo me più popolato di neofiti, quindi ho deciso di utilizzare quel canale lì anche per riempirlo un po', per dare un senso alla pagina. Sono piccoli video brevi dove magari butto lì una notizia del giorno importante spiegandola un po' per bene, oppure una pillola, una nozione, tipo, che ne so, mi è venuto in mente che cos'è un ordine limit, che differenza c'è tra limit e market, che cos'è lo spread, che cosa vuol dire short, insomma queste cose che, per non annoiare anche magari il pubblico già più skillato che magari mi segue su YouTube e sugli altri canali, appunto utilizzerò Facebook, per così se uno non lo vuol guardare scrolla avanti e lo ignora e basta. È un po' da boomer, Instagram no, e ragazzi non so, Instagram mi state massacrando, Facebook boomer, però in realtà ti dico la verità, Facebook è una pagina che tira abbastanza, cioè io vedo che i post che scrivo sono abbastanza letti su Facebook, e quindi la mia idea era questa, di utilizzarlo, di sfruttarlo un po'. Vi dico la verità, Instagram ci ho pensato, però ho detto, boh, ma chi se le fila le robe sui Bitcoin su Instagram, e poi che razza di format si può fare, cioè sì, le infografiche magari così, però boh, non lo so, non mi convinceva del tutto. Se volete farmi cambiare idea, comunque sono ben accetto, anche se vi volete scrivere due paroline in privato con un consiglio, mi potete raggiungere via mail o su Telegram o su Discord, sono assolutamente aperto a qualsiasi suggerimento. Molto meglio Twitter, la community si muove lì. Hai ragione, però Twitter in italiano io non lo so, ci ho riflettuto un po', però vedo che appunto Twitter Italia non è che sia così popolato, così vivo, non lo so, ditemi voi, datemi un feedback su questa idea. Molto inglese Twitter, esatto. Io pensavo a Facebook perché ho la pagina già avviata e seguita, e quindi ho detto diamo un po' più di valore a questa pagina a chi già la segue. Comunque ragazzi, oggi siamo sempre qua sul pezzo, quindi andiamo a vedere i grafici. Oggi Bitcoin mostra segni di domanda, quindi è sempre carico verso lo sfondamento della resistenza 14k, le altcoin sanguinano veramente tanto, quindi sono totalmente in rosso, grazie a Dio che ho buttato via tutte le altcoin che avevo un po' di tempo fa, lo sapete ormai se mi seguite, e oggi andiamo un po' a vedere queste due cose in parallelo, quindi il mercato delle altcoin, se mostra qualche barlume di speranza o se è completamente andato. Magari ci focalizziamo su Ethereum, che è quella più capitalizzata e tra l'altro è in corrispondenza di un supporto importante, e poi potremmo andare a vedere un po' la dominance, che in realtà l'abbiamo già vista, è completamente in uptrend, però andiamo a riprendere un po' il grafico e facciamo un po' il quadro della situazione. Nel mentre vi incentivo a fare tante tante domande, perché se voi chiedete qualcosa, insomma, io vi rispondo e magari cambiamo argomento, andiamo a parlare di qualcos'altro, facciamo qualche approfondimento che vi interessa e così via. Nel frattempo io ho una tab là dietro, se la vedete, su Keeper Network, perché volevo farci un video in verità, però non sono del tutto convinto, perché ho paura che sia troppo una cosa ancora da smanettoni, quindi forse poco interessanti. Ve lo butto lì oggi, vi do giusto un teaser di che cos'è, anticipandovi già che non ho intenzione di toccare il token neanche per sbaglio, perché è mera speculazione, e quindi che dire, andiamo a vedere un po' anche quello. Va bene, basta, allora iniziamo con le vostre domande, così non perdiamo tempo, anche perché una delle ipotesi che avevo in mente, visto che avrò più tempo a disposizione, è di magari cambiare un po' il format del live. Vi chiedo un feedback anche su questo, già che siamo qui e ci facciamo la chiacchierata, cambiarlo facendone 3 anziché 2 alla settimana, accorciando un po' i tempi, così che chi lo guarda in differita, so che molti lo guardano in differita, non cambia nulla, perché magari anziché 2 da 1 ora e mezza ce ne saranno 3 da 50 minuti, così per capire. E
Inoltre, per chi magari mi segue live, ha più opportunità di fare domande. Se un giorno non c'è, l'altro c'è, magari succede qualcosa, magari c'è una notizia un giorno che vale, di cui vale la pena parlare, e così via. Domanda: ma perché su Twitch e non su YouTube le live? Guarda, io ti dico la verità, Twitch mi piace perché è bello gasato, mi piace perché è interattivo, c'è molta comunicazione con la community, è molto più interattivo di YouTube. E poi YouTube ogni tanto faceva dei brutti scherzi, tipo una volta ma bannato il canale per sbaglio perché avevo programmato un live con dentro qualche parola chiave che non gli piaceva su Bitcoin, e quindi niente, non mi piace più, ho deciso di boicottarlo per le live e per avere anche un canale alternativo qualora YouTube dovesse farmi qualche altro scherzo in futuro. Quindi continuerò su YouTube. Sembra che ora dovrò licenziarmi per starti dietro ma in realtà io ho fatto un po' di sondaggi per chiedervi un po' come, cosa ne pensavate e tutto, e ho visto che i più di voi mi guardano in differita. Quindi ve l'ho detto, non cambierà nulla perché il monte ore totale non cambierà. Sarà anziché due live da un'ora, da un'ora e mezza, faremo magari tre live da tra i 40 e i 50 minuti. Così sono più fruibili, più godibili anche. Magari in uno parliamo dei grafici, l'altro facciamo solo domande e risposte, l'altro facciamo solo una chiacchierata, così chi non gli interessa se lo salta di peso. Lo scopo è renderlo anche più godibile a voi, per l'appunto, e dare più contenuti a chi è interessato a rimanere aggiornato tutti i giorni senza perdersi mai nulla. Farmiamo shitcoin, grandissimo Giuseppe, tu sei un farmer, l'ho visto, mi sa che ti ho accreditato qualcosa perché c'eri nella prima stagione. Ma basta essere in chat per prendere ste shitcoin o bisogna iscriversi? Allora, innanzitutto ste shitcoin non si dice, perché le shitcoin sono l'asset più desiderato della galassia, ricordatevelo. E in secondo luogo, no, in realtà basta seguire il live, scherzi a parte, e ogni tanto vi comparo uno scrigno, apritelo, e perché vi regala qualche shitcoin in più. Se partecipate alla chat, nel senso scrivete, fate domande, ne guadagnate ancora di più. Poi ci sono i mini giochi sulle quali si può scommettere shitcoin per vincerne di più o perderle tutte, ma lì sta un po' a tutti voi. Sì, sono i punti canale, un po' i punti fedeltà, diciamo così, è un'estensione, un plugin di Twitch che mi sembrava carino e ho deciso di applicare. Eccomi dalla baita comprata con BTC, lockdown di lusso, beato te. Io sono sempre qua nel mio tugurio e non ho manco più un lavoro adesso, per mia scelta tra l'altro. E se vuoi anche scrivere commentando, esatto, sì, vedo che The Business Zen rispondeva a chi chiedeva se basta essere in chat, esatto. Ora che ti dedichi al 100% alle cripto, ti shilleremo ancora più progetti, bravi. Mi piacerebbe un tuo video su uno di questi, poi ovviamente vedi tu se sei interessato. Pteria, Barnbridge, PyDAO e Keeper. PS, ho visto un video dove Cronje lo spiegava ma non ho capito bene tutto. Non metto in dubbio, perché immagino che se Cronje parla il suo linguaggio da mega nerd è un po' come sentir parlare Sam di Alameda, di FTX. Pura follia. A proposito di FTX, mi sono dimenticato di mettere anche lui, che è una cosa di cui volevo parlare. Dunque, speriamo che sia già loggato. Dimmi di sì. Bene, benissimo. Tra l'altro, fatto un movimento giusto prima, secondo me non c'ho niente nell'account, ma fa niente. Allora, niente, andiamo avanti. Dunque, sì, di questi progetti, allora, Keeper lo volevo tenere d'occhio pure io, quindi sicuramente ci daremo un'occhiata. Gli altri, mi interessava Barnbridge, ma sicuramente adesso avrò più tempo per approfondire più progetti, quindi ve ne porterò magari di più, molti di più. Ti sei ubriacato per bene alla festa di addio? Mamma mia, è stata una serata molto lunga. Purtroppo è finita alle 18, però abbiamo i postumi, no, ovviamente, però ci abbiamo dato fino alle 18. È stato molto bello e poi mi mancavano talmente tanto i miei colleghi che già oggi sono andato a rompergli le scatole a bere un caffè per tirarli fuori dall'ufficio. Però insomma, sono scelte di cui non bisogna pentirsi assolutamente. Adoro le shitcoin, come non amarle? Crypto Gateway Swap, esatto, la nuova piattaforma.
Ciao liquidity provider, spero tutto bene. Esatto, voi siete un po' gli LP di questo grandissimo pool di liquidità, pool di shitcoin. Io ti ho scritto in privato su Telegram e speravo su una tua opinione sul piano di investimenti che ho pensato di fare. Allora, ecco, un po' di messaggi indietro su Telegram. Attenzione, vi dico già una cosa, che io non chiedetemi consigli su cosa comprare, se comprare una cosa o un'altra, su cosa investire, perché io non vi darò risposta su questo. Mi raccomando, voglio essere molto chiaro, non chiedetemi consigli finanziari perché io non li do, mi raccomando, cioè sì su come impostare una strategia, come vedere i grafici, come leggere il mercato e tutto, ma non chiedetemi a che prezzo compro, devo comprare, devo vendere, perché non rispondo, mi raccomando, fate i bravi. Come è andata settimana scorsa con il festone? Alla grande. Dove siamo? Se si può fare domande, vorrei chiedere se lavori in demo o se investi veramente, se sei realmente un investitore, con quanto operi circa? Chiedo per sapere se continuare a seguire o meno, visto che operare in demo con 500 euro non ha nessuna utilità. Guarda, grazie, nel senso, lo so anch'io, ma io opero con di più di 500 euro, ovviamente non voglio andare a dire con quanto, perché sono affari miei, sinceramente. Io, che dire, se non mi vuoi seguire, non seguirmi, nel senso, se non ti fidi di quello che dico, io spero che più che la quantità di denaro che uno investe, crei fiducia nel pubblico, lo storico di quello che vi pubblico, la qualità dei contenuti e quant'altro. Io mi auguro che sia più importante questo che la quantità di denaro che uno investe. Shitcoin is the new riserva di valore, esatto. Viva la disoccupazione. Dai Luke, ti ho sempre dato tanti spunti per i tuoi live, ma qui ancora poche shitcoin, male, e allora bisogna ricominciare. Ma non potresti fare live mattutini, visto che ora faccio tutti i pomeriggi? In realtà tutti voi, mi si è staccato il cuscino, tutti voi mi avete chiesto di farli dopo le 21, adesso mi dici la mattina, mi mandate in crisi, no? Io credo che terrò questo come orario, più o meno. Perché sei disoccupato, se posso chiedere? No, scherzi a parte, io ho sempre lavorato, adesso ho deciso di dedicarmi al 100% al mondo delle cripto, quindi ho la mia attività in questo settore e basta, quindi ho fatto una transizione, non sono disoccupato, era solo una battuta su me stesso, insomma. Bravo, apprezzo il coraggio per lasciare il posto fisso, e effettivamente in molti me l'hanno detto, ma credo che se uno vuole seguire un po' quelle che sono le sue passioni deve fare il passo, prima o poi bisogna farlo, è meglio farlo e pentirsene che non farlo e pentirsi di non averlo fatto, questa è la mia visione. Io sono grafico pubblicitario, se vuoi una mano a gratis, guarda, io sappiate che se un professionista mi dà una mano io non gli chiedo una, non lo faccio a gratis, però ti terrò in considerazione. Messo BTC e Ether su BlockFi, ottimo lavoro, continua così. Guarda, io lo utilizzo BlockFi, mi trovo veramente bene, e poi dopo la chiacchierata con Shane ti dico, sono ancora più convinto della mia scelta, e ti dirò di più, se dovessi scegliere forse a questo punto una delle piattaforme della triade famosa, BlockFi, Nexo, Celsius, forse BlockFi sarebbe quella che mi convince di più ora come ora, davvero. Mi è piaciuta molto la loro vision, il loro modo di fare, non sapevo fossero così grandi come azienda, 300 dipendenti. Tra l'altro vi faccio la scillatina che il concorso di Halloween, non ve lo ripeto perché so che ne hanno parlato anche dei miei colleghi e tutto, quindi non sto a ripetervi di nuovo tutto, è stato prolungato fino al 7 di novembre, quindi potete partecipare di nuovo, vi scillo il mio link ogni tanto qua nella chat e ve lo lascio in descrizione nel video se mi guardate sul tubo, lasciatemi anche un like che mi gasate ai massimi. Allora, ottima idea l'ebook, dai, bene, mi fa piacere, è giusto per avere lì un qualcosa di un bigino, no? Un bigino del trading, in sostanza. Video Facebook top, grande, mi fa piacere, vi chiedo un feedback anche su quello. Ciao Luca alla grande, oggi riesco a seguirti live, mi fa piacere, benvenuto, sei il tuo primo. Volevo chiederti se eri a conoscenza del gioco Dapp Axie Infinity, è quello di Binance, cioè l'IO di Binance. A breve il loro token verrà listato su Binance, dovresti provarlo. Guarda, lo avevo visto,
Però ti dico la verità, non conosco bene i dettagli. Dunque, adesso dovrei andare ad approfondirlo. Dunque, vediamo un po'. Sì, è questo, AXS. Lo dovrei approfondire perché no, cioè, sapevo che c'era questa IO che ha a che fare anche con gli NFT, mi pare. Non so bene che cosa, con un metaverse, anche una qualcosa di simile, una sorta di incrocio tra CryptoKitties e The Sandbox. Però devo approfondirlo, non ti so veramente dire che differenza c'è, cioè, rispetto agli altri, quindi è un po' prematuro un mio commento, però sarà uno magari di quei progetti che approfondirò sicuramente. Il logo non cambia, ormai c'è l'NFT, è vero, proprio adesso mi direte, mannaggia. Vi immaginate se Ledger fa una carta? È il mio sogno, potresti promuovere questa idea. E guarda, ti dico, non la vedo così facile, perché per fare una carta tu devi avere una licenza di moneta elettronica, di emittente di moneta elettronica, quindi dovresti avere una piattaforma centralizzata. Sarebbe purtroppo un controsenso, perché... cioè potrebbe in realtà utilizzare un po' come Monolith, per capirci, che tu hai il tuo wallet decentralizzato, però nel momento in cui carichi la carta tu in sostanza stai vendendo per euro e ti appoggi a una società che fa da provider poi di e-currency in sostanza. Quindi non lo so, non la vedo una cosa molto facile, però mai dire mai. Ti abbiamo fatto un NFT col logo e tu lo cambi. No, ma in realtà poi vedetela così, è un po' come con gli artisti e i musicisti, no? Che quando muoiono le loro opere valgono ancora di più. Ovviamente io spero che non mi capiti nulla, ma il discorso è che quando ci sarà il nuovo logo, quello, l'NFT del vecchio varrà ancora di più. Si potrebbe fare un concorso a premi con quello. 1 milione di shitcoin per l'NFT del logo. Molto utile per neofiti. Facebook però un po' da boomer. Ho letto che quando tutti investono e parlano di un investimento tipo BTC ora, di solito è troppo tardi per gli investitori retail. Potrebbe essere diverso in questa situazione, perché? Bella domanda, mi sei piaciuto. Allora, questo è un tema che ogni tanto salta fuori e bisogna capire alcune cose. Innanzitutto, cosa vuol dire tutti parlano di Bitcoin? Perché tutti ne parlano, poteva essere nel 2017, quando senza ragion veduta, senza nessun perché, cani e porci, veramente, Bitcoin di qua, Bitcoin di là, ma dov'è, ma dove si compra, ma che cos'è? Mi ricordo veramente che c'era un delirio. Adesso non è più così, adesso... c'è stato un po' di conoscenza, di aumento di conoscenza sul tema Bitcoin e su tutte le criptovalute in generale, ma secondo me i retail, intesi come coloro che sono ancora fuori da questo mondo, non ci si sono buttati a casaccio, e prima che arrivi questa nuova ondata, secondo me, bisogna aspettare ancora un po'. E quindi io ti dico, secondo me non siamo in questa situazione. Detto questo, il troppo tardi e troppo presto non dipende tanto da questa particolare cosa, a mio parere, ma dipende di più dal quadro generale, ovvero dai fondamentali di Bitcoin e dal prezzo. Cioè, se il prezzo ovviamente è in bolla, è meglio lasciar perdere e aspettare, perché la bolla si sgonfia. I fondamentali sono crescita, bene, allora Bitcoin è un buon investimento. E qua ovviamente c'è sempre da discernere se noi facciamo investimento a trading, perché il trading punta ovviamente ad approfittare di una situazione del mercato, mentre l'investimento è più una cosa sul lungo termine, quindi si può mediare il prezzo e così via, e quindi per l'investimento non c'è neanche da diventare troppo matti a cercare il momento giusto per iniziare, si fa il proprio piano d'accumulo, eccetera eccetera eccetera. Quindi, che dire, per il discorso della bolla, secondo me non siamo in una situazione di bolla attualmente, e per il discorso se è tardi, assolutamente non è tardi, secondo me, per fare un investimento in Bitcoin. Questo è il mio parere. Prima live dopo mese di tubo ad imparare, grazie, ma grazie a te per essere qua in diretta e per aver impiegato il tuo tempo per dare un'occhiata ai miei video e per, spero, goderteli. Spero che ti siano davvero piaciuti. Ogni quanto questi video su Facebook, ma non lo so, adesso volevo provare a farli con un po' più di frequenza, vediamo, magari anche uno al giorno, tanto sono video brevi, ho un giorno sì, uno no, quando mi gira, insomma, però con frequenza. Twitter is king, lo so, però purtroppo in Italia non so se lo filano in tanti, Twitter, non saprei, dovrei provare.
Però poi faccio un indice dei mini video, altrimenti si perdono. Sì, guardo, ho fatto già una playlist, che adesso poi devo imparare a gestire un po' meglio, perché con Facebook è da tanto che non uso Facebook, quindi quelle, cioè a parte postare ovviamente sulla pagina, quelle impostazioni, quelle opzioni lì un po' più avanzate, tipo la gestione dei video, eccetera, devo ancora un po' impararle. Anziché Facebook usa Cam TV, sì, beh, ma anche lì ha un pubblico un po' ristretto, cioè il mio scopo è arrivare a più persone possibile. Molto meglio Twitter, la community si muove lì, anche lì in effetti devo pensarci. Instagram TV, anche Instagram TV, però cosa, non lo so, poi mi metto a fare le sponsorizzate delle tisane dimagranti anch'io. Potresti caricarli entrambi, due target diversi. Su Instagram sono minorenni calde, esatto, non mi ci vedo molto, ecco, lì dentro. Twitter troppo competitivo, troppa dispersione, ma non è quello, è il discorso che dovrei farlo in inglese forse, Twitter, non lo so. Ciao Luca, ti seguo spesso e apprezzo moltissimo il tuo lavoro. Sono una grafica con decisamente troppo tempo a disposizione, disoccupata anch'io. Se ti fa piacere, mi propongo per dare una mano sull'impaginazione dell'ebook. Guarda, perché no? Dai, magari ci sentiamo su Telegram, potremmo... Perché in realtà io con un grafico sono già in contatto, che mi si è proposto, mi si è presentato molto bene, che mi sta curando il rebranding e il restyling del canale e dei principali social, con un lavoro che mi piace veramente tanto, però perché no, insomma, dai, mai dire mai, vediamo, se dovesse servirmi terrò sicuramente in considerazione. Ma volendo chiederti delle cose in PM, come devo fare? Telegram oppure mail, quelli sono i due canali principali. Io le butto lì, il podcast su Spotify delle dirette, ti ascolto sempre in macchina e su piattaforma solo audio risulterebbe più comodo. Potrebbe essere un'idea anche quella, il problema è che non ci sono dietro i grafici, però se magari mi ricordo di dire tutti i prezzi, potrebbe essere un'idea carina, perché no, perché no. Puoi provare a fare le IGTV su Instagram, che sono video lunghi come quelli di Facebook, ma sono su una piattaforma un po' più utilizzata. Però il pubblico di Instagram poi sarebbe interessato anche a Bitcoin, non lo so, dovrei pensare forse a quello. Vedere un po', sperimentare, secondo me è l'unico modo. Puoi postare quello che metti su Facebook anche su Instagram, potrebbe essere un'idea farlo duplice. Bella idea questa. Su Instagram potresti pubblicizzare il tuo canale, sì, dovrei sponsorizzare un po'. Posso farti da social media manager, spero di non farti fare la stessa figura di Toti. Bene, oggi ho arruolato già una squadra praticamente, siamo già in 10. Twitter perché no? Accetteremo anche contenuti in English. Sì, ma ho paura che poi qualcuno che non mastica bene l'inglese magari non lo può seguire. Cioè a me spiace rendere non disponibili i miei contenuti a qualcuno, ecco. Luca, avrei una domanda. Ho sentito che qualcuno usa ad esempio la modalità credito di BlockFi o servizi analoghi per bloccare BTC e prendere un prestito col quale riacquista BTC. Tu che ne pensi di queste strategie? Ma guarda, ti dico la verità, sono sicuramente degli ottimi metodi, perché se uno vuole holdare i suoi BTC, vuole minimizzare lo sgravo fiscale della vendita, cioè non fare la vendita di Bitcoin ma avere comunque la liquidità, un anticipo di liquidità, perché poi ovviamente va restituito, può sicuramente servire e essere utile. Al momento dunque no, nessuno offre la carta che fa credito qui, forse Nexo però non l'ha ancora distribuita, se non erro. Sarebbe bello quello, ovvero poter spendere con la carta e poi ripagare magari quando arriva un'entrata in euro o in moneta fiat, ripagare il proprio debito, in questo modo non si è mai venduto le proprie cripto. Anche per chi magari vuole sfruttare magari un arbitraggio tra i tassi di interesse, ovvero il tasso di interesse del prestito è minore magari di un tasso di interesse fornito da un'altra piattaforma, che può essere DeFi o SeFi, allora in quel caso lì conviene prendere un prestito per fare da liquidity provider, però lì forse andiamo un po' troppo sul pro. In ogni caso ha sicuramente le sue utilità, anche perché altrimenti non esisterebbero quelle piattaforme lì. Io personalmente non lo faccio, se me lo state chiedendo, perché non lo so, preferisco, io ho il mio portafoglio di investimento e tutto quanto, ma non utilizzo le cripto come collaterale, ecco, le metto sì a rendita ma non le collateralizzo per indebitarmi, ecco, questo no. Preferisco non indebitarmi neanche con quelle, ma spendere direttamente la liquidità che ho, questa è una mia scelta, ecco.
Buonasera Luke, per la promo BlockFi depositando più asset viene considerata la somma di tutti o solo il primo deposito? La somma di tutti, però se non hai il dubbio, cioè scusa, se hai il dubbio ti consiglio di chiedere al support che è molto reattivo. Link è vicina a Death Cross 50-200 MA e Link è abbastanza malmessa. Adesso ci butto un occhio volante, ma poi andiamo magari a vedere qualche grafico in maniera un po' più... approfondita, sì, male male anche dal punto di vista della price action. Tu magari guardavi Link dollaro, poi magari lo andiamo a vedere. In ogni caso, guardate che bagno di sangue le altcoins, è pazzesco. La dominance che continua, cos'è questo artefatto qui? È una shadow sicuramente fallata, ma continua l'uptrend imperterrita. Questo è stato un costrutto di bottom, col senno di poi, ovviamente, nel momento in cui è stato rotto, ma se vi ricordate, noi che abbiamo seguito il grafico della dominance e l'andamento delle altcoins, abbiamo deciso, dico abbiamo perché l'ho detto in presenza di tutti, in live, su Telegram, un po' su tutti i canali, che la mia esposizione in altcoins stava terminando perché non la vedevo benissimo, ed effettivamente meno male, perché avevo Ethereum che adesso sta piovendo in basso, BNB che non è certo in situazione migliore e così via. Più tardi però analizziamo meglio i grafici, adesso non voglio andare off topic. Il backup del wallet è consigliato? No, dove ero arrivato? Sulle altcoin non parli mai di Stellar, chissà come mai. No, sto scherzando, cioè Stellar è defunta ormai, è sotto zero. Non ne parlo perché non è interessante. Alla fine le altcoins, a parte rarissimi casi, Stellar non è uno di questi, ne parlo solo come asset meramente speculativo, e Stellar è messo talmente male che anche come speculazione non è veramente interessante. Il backup del wallet è consigliabile? Ho paura che rimane traccia nel telefono e in caso di intromissioni mi prendono le chiavi private. Non è consigliabile, è obbligatorio il backup. Attenzione, non fa ovviamente non tenere online il tuo seed. Il tuo seed scrivilo su un foglio di carta, piuttosto scrivilo in un posto dove sei tranquillo che non viene distrutto e non va perso. Non tenerlo online per nessuna ragione al mondo, perché altrimenti lo metti veramente a rischio di furto o di hack. Però assolutamente sì, il discorso backup, altrimenti c'è un rischio enorme di perderlo. Dunque, vediamo un attimo dove siamo arrivati. La felpa di oggi spacca, sì, nera, nera come le altcoins. Ciao Luke, mi sono iscritto su Bybit col tuo ref, ho fatto il versamento di 01 BTC richiesto il giorno 24 ottobre, ho fatto il claim col codice ma ancora non ho ricevuto nulla, ho controllato tutte le voci sotto asset, in particolare bonus, è successo ad altri? Allora, spero che il codice l'hai messo prima di fare il deposito. E guarda, facciamo così, scrivimi su Telegram, che così io contatto loro, il ragazzo di Bybit che sento, e gli chiedo specifiche sul tuo caso, visto che sembra che sia tutto in regola, tu hai diritto al tuo bonus, quindi chiedo io, facciamo così. Che lavoro facevi? Ero nell'ingegneria clinica in ospedale, quindi mi occupavo di automazione nell'ambito healthcare, diciamo così, vari processi di automazione. Ci mettono un po' di giorni su Bybit, anch'io sto aspettando, sì, tra i 2 e i 5 giorni mi pare ci mettono. Stavo valutando di convertire tutte le alte in BTC, pensi possa valerne la pena? Guarda, dipende perché dipende da cosa vuoi fare, dipende dal perché tu avevi acquistato le alt. Se erano a scopo speculativo avresti dovuto già farlo da tempo, se a scopo di investimento spero che tu abbia un piano ben chiaro della tipologia di investimento che vuoi fare, tu stai fedele alla tua strategia se ce l'hai, se non ce l'hai insomma cerca la prossima volta di averne una, perché è un errore gravissimo arrivare senza una strategia in una situazione che, se poi non è come avevi previsto, ti manda veramente fuori fase. Un wallet tra tutti quelli che hai provato oltre al Ledger X? Che dire, guarda, io mi trovo molto bene col Trezor, mi piace, però è sempre via cavo.
Mi piace molto anche il Kobo Volt Pro, che è l'ultimo che ho aggiunto per via della sua sicurezza. Molto simile era il SafePol, che costa anche un po' meno, quindi dipende un po' da cosa si cerca. Cioè, se si cerca la massima sicurezza e magari si vuole sacrificare un po' la portabilità e la comodità, questo è veramente una bomba. Veramente mi piace tanto come concept. Se si vuole puntare su un qualcosa di più economico ma di buona qualità, il SafePol è sicuramente il migliore. Ho fatto i video di tutti questi se lo voleste approfondire. E poi il Trezor aveva alcune feature in più carine, di cui che ho scoperto grazie a un live che avevo fatto un po' di tempo fa. Ma avevano parlato di un sistema di backup che in sostanza frammenta la chiave, il seed, in tanti pezzi, e ogni pezzo del seed ha un suo seed che se tu metti dentro recuperi quel pezzo lì. Quindi è un po' fuorviante per chi non lo sa, e quindi per chi magari vi può tentare di rubare la chiave privata, ed è più sicuro ovviamente per chi lo sa. Hai eliminato la tua esposizione anche in DOT, mai avuta esposizione in DOT, va de retro DOT. Mi piacerebbe se ogni tanto dedichi un piccolo format a dei consigli di investimenti. E daje, no, non si può, non si fa così, perché nessuno dovrebbe darvi consigli di investimenti, ognuno deve assumere la consapevolezza, le capacità di farlo da sé e poi farlo, perché quello è il modo giusto. Affidare ad altri il proprio denaro è sbagliato, perché insomma, ovviamente lo si fa con chi lo fa di mestiere se non si ha alternativa, però è un mondo dove ognuno lavora per i suoi interessi, quindi è difficile che un altro abbia a cuore i vostri interessi. È questo un po' il discorso. BCH mini dump, qualora abbia senso parlarne. BCH ormai si scaverà la tomba, immagino. Usi una VPN quando navighi per le cripto? Ma guarda, io in realtà la VPN la uso abbastanza sempre, e uso ExpressVPN, così facciamo la scillata anche di quello. Ho chiesto a Binance e salta fuori che i BNB in Vault contano come staking card e come sconto fees. Ottimo, bene, eravamo rimasti a questo dubbio. Oggi ho parlato dei BNB Vault nel mini video di Facebook, che è questa nuova feature introdotta da Binance. Già che ci siamo, magari andiamola a vedere. Tanto qua lo so che sono loggato con un account, ma sappiate che non è il mio vero account, quindi non pensate che adesso gli sbirciamo in tasca. E come disclaimer, questo il BNB Vault è una sorta di Yearn Finance per BNB. Cosa vuol dire? Vuol dire che voi mettete i BNB nel Vault e lui li va a distribuire in giro nei vari prodotti di Binance, che sono i Flexible Savings, il DeFi Staking e il Launch Pool. Ci sono dei pro e dei contro che abbiamo visto nel mini video oggi. I pro principali sono la semplicità, perché tu non devi stare lì a correre dietro al prodotto che ha lo yield maggiore, ma fa tutto lui, segue il massimo rendimento e il minimo rischio, e non ci sono vincoli, fai stake and stake e è bella che è fatta. L'unica cosa, ecco, attenzione, perché c'è un limite molto molto notevole, che c'è un massimo di un 3 4, 5, 6, 7, 8 BNB. Quindi attenzione, che se volete ritirare più di 100 milioni di BNB non lo potete fare giornalmente. Quindi insomma, sì, capisco, una scocciatura, però le regole sono queste. No, scherzi a parte, credo che sia il totale complessivo, non di una persona sola. Però è tutto immediato, è tutto comodo, tutto facile. Ci sono dei contro. Il primo contro è che seguendo a mano i prodotti, cercando lo yield più alto, si ottengono risultati migliori di questo. Quindi è vero, cerca il massimo rendimento, ma si può fare di meglio a mano. E poi, ahimè, al momento vedo che farma solo Certic, e se invece si va a vedere sul launchpad, sul launch pool, in realtà al momento c'è Ard in fase di farming. E se voi andate a vedere di solito i token che vengono farmati su Binance, all'inizio
il giorno del listing hanno un bel pump, vedete, questo è Certic, giusto per rimanere in tema, e quindi farmarlo prima del listing può avere estremamente senso, è una strategia che io uso per fare farming sui con BNB su Binance, ovvero quando c'è un launch pool che deve ancora essere listato, io farmo ai massimi quello, perché all'inizio c'è il pump e io dampo tutto al giorno 1 o quasi, così da avere, da godere di più del pump, perché poi solitamente l'APY si riduce proprio perché nei giorni a seguire dampa un po'. Questo succede anche con le altre coin, vediamo Flamingo, c'è il pump iniziale e poi dampa, Alpha USDT allo stesso modo, vedete, è un po' una cosa comune, quindi io ho impostato la mia strategia in questo modo e ve lo condivido. Ahimè, dai, pump in diretta oggi, chi lo sa, non lo scrivo perché porta male, purtroppo il BNB Vault, molto bello, molto simpatico, non permette di fare questo e quindi è un contro, però che dire, può essere utile o no. Il dubbio era, ma i BNB messi nel Vault contano anche come riduzione fee su Binance, come livello della carta, della Binance Card per il cashback maggiore? E la risposta è sì, quindi è come se li holdaste sull'exchange stesso. E questo è bene, meno male, è il minimo, mi permetto di dire. Ciao Luca, è possibile almeno una live alle 21? Eccolo, ci potrei ragionare, vediamo, dai, perché no. Ma Uni salirà mai? E vogliamo parlare di Sushi Swap? Vogliamo parlare di quelle coin che non conoscono minimo? Guarda, al momento le altcoins sono tutte veramente... mamma mia, sono tutte morenti. Tra l'altro, pazzesco come sta facendo un angolo di 45 gradi perfetto. Cioè ha fatto il pump e poi... angolo di 45 gradi, perfetto, incredibile. Poi c'è Sushi che vabbè, fa impallidire tutte le altre, perché quando tu credi che abbia toccato il minimo e dici non può andare più in basso di così, lui cosa fa? Dump ancora. Guardate oggi, cioè uno dice mamma mia, cioè ha perso il... ha perso veramente una cosa pazzesca, è disumano Sushi, ha veramente ottenuto il peggio del peggio, ha fatto il meno 95% e uno dice vabbè dai, non può scendere ancora, è impossibile, e oggi meno 13 in un giorno e via così, pazzesco, incredibile. E le altcoins sono questo, bisogna fare tanta attenzione, tanta attenzione. Vai di tre live, assolutamente. Ciao Bomber, secondo me dovresti fare qualche minuto di live ogni giorno, tipo in pausa pranzo. Facciamo così allora, 3 minuti e mezzo di live al giorno. È un po' difficile più che altro, cioè sarebbe bello vederci tutti i giorni, ma è un po' difficile. Meglio Twitch, quoto. Ma Luke, hai visto il calo dell'hash rate? Gli dai un'interpretazione o non credi sia importante? Ti dico la verità, non credo che sia minimamente importante sul lato prezzo. Cioè, l'hash rate ha alti e bassi per vari motivi che non conosciamo neanche, per la maggioranza dei casi ci si può speculare sopra, sì sono i cinesi, sia qua e là, però fondamentalmente l'hash rate cala, chi se ne frega, tanto la difficoltà si aggiusta. Ovvio non deve dampare a zero, però dei cali anche marcati, adesso è calato del 20% circa mi pare, è completamente fisiologico, soprattutto dopo una bull run dell'hash rate come quella che abbiamo avuto, quindi l'importante è che poi sul macro, ecco, sia in crescita e sia ovviamente alta in modo da garantire la sicurezza del network. Se c'è quello non importa se in una settimana cala, perché poi si riaggiusta. Dunque, dove siamo? Ciao, sono neofite, chiedo come si acquisiscono le shitcoin dalle tue live. Guarda, te l'ho detto, basta guardarle, più semplice di così se muore. Ciao Luca, riesco a guardarti in live dopo molto tempo, un piacere. Che tu sappia, c'è una promozione per i nuovi iscritti su Celsius Network. Allora, se ti iscrivi con un ref link qualunque, a dir la verità, io ovviamente ti scillo il mio se lo trovi. No, sto leggendo Trump ha vinto, ma non si sa ancora, vero? Che io è tutt'oggi che guardo i polls in giro, come vanno, non penso che si sappiano ancora i risultati delle elezioni. Vedendo Standard & Poor's sembra che Trump abbia vinto, non lo so, adesso poi ci andiamo a vedere magari se ci sono news. Dicevo, con un referral link qualunque, io ovviamente ti scillo il mio, e un deposito minimo di, mi pare, 200 o 200 dollari, non mi ricordo, si ottengono $20 in Bitcoin dopo un mese di holding.
quella è un po' una promo per i nuovi arrivati. Poi che io sappia non ce ne sono altre. Ultimi voti domattina alle 7 in Alaska. Ecco, quindi non ancora, non si sa ancora. Beh, magari il mercato sta iniziando a apprezzare quello. Poi i giorni prima e dopo le elezioni mi immagino una volatilità pazzesca che io starò a guardare, ovviamente. Dove siamo qua? Ok, ciao Luca, ti guardo sempre su YouTube, ma questa è la prima volta che ti seguo in live. Mi fa piacere e spero che ti trovi bene e che non sarà l'ultima e che accumulerai tantissime shitcoin. Ciao, mi sto approcciando del mondo delle criptovalute, prevalentemente BTC. Qualche consiglio? Allora, guarda, te lo do volentieri un consiglio. Il primo è di non avere fretta di voler far tutto subito, di aver paura di perdere il treno, di aver paura di arrivare nel momento sbagliato e così via. Tu stai tranquillo, osserva il mercato, studialo, imparalo e capiscilo. Dopo prendi la decisione se vuoi investire oppure no, in base ai tuoi ragionamenti. Cerca di capire, seconda cosa importante, quando vorrai farlo, perché stai aprendo una posizione, perché stai acquistando, se vuoi fare un investimento o se vuoi fare una speculazione. Se vuoi fare un investimento, capire quanto vuoi investire dei tuoi asset in Bitcoin e perché gli stai dando quel peso lì. Se vuoi speculare, cerca di capire come si fa trading in maniera furba. Quindi non ti buttare alla cieca come molti fanno purtroppo e poi finisce male. Acquistando Bitcoin o qualche altra altcoin senza senso e poi per poi pentirtene, perché è una cosa che veramente è una scommessa, diventa un testo croce, ma cerca di studiare bene il mercato, capire e poi decidere se e come investire. Ricordati che investire e speculare sono due cose diverse, perché l'investire è più spalmato nel tempo, lo speculare è più aggressivo ed è finalizzato a movimenti più di breve. Che ne pensi di Filecoin? Conosci il progetto? Guarda, lo avevo visto, so che c'erano un po' di cose poco chiare, poco trasparenti, soprattutto al lancio sulla ICO e tutto. Non conosco bene, so che ha un progetto di storage decentralizzato, quindi in sostanza chiunque può aprire un nodo, anche se è costoso, perché ci vuole un hardware di un certo livello per aprire un nodo, e pertanto, cioè, chi apre il nodo ovviamente dà a disposizione il suo hardware per fare storage a chi partecipa, e chi partecipa paga lo spazio che utilizza, fondamentalmente. Non conosco bene il token, la tokenomics e così via, quindi mi astengo dal dire qualsiasi cosa. Ma le shitcoin sono i punti canale? Oh yes, assolutamente sì. Grande, qui qualcuno vedo che si abbona, io ringrazio come sempre, vale la pena spendere due parole perché è un aiuto che mi date, chi si decide di abbonare al canale Twitch. Vi ricordo che con Amazon Prime, tramite Twitch Prime, potete farlo gratuitamente, per me è una piccola donazione, dovete farlo però ogni mese. Grazie di nuovo a tutti coloro che si abbonano. Ciao Luke, guardiamo l'RSI su Bitcoin dollaro, a me sembra un tantino elevata, ma guarda, vedendo il prezzo qualcosa mi dice che è ipercomprata, ci può stare. Però ti dico la verità, in un bull market l'RSI può rimanere ipercomprata anche a lungo, quindi non darci troppo peso, perché siamo in un bull market. Macro rimbalza o no? Guarda, ho appena fatto la carta, ma in realtà ho fatto una carta che non particolarmente onerosa in termini di CRO, proprio per quello, perché il grafico è abominevole. Quindi io ho approfittato proprio di questo dump un po' del prezzo di CRO e del fatto che adesso si aggiornano i requisiti di staking per passare dalla mia famigerata Barbon Blue alla Jade Green, la Peasant Green l'abbiamo chiamata, perché comunque insomma è da 10.000 CRO e mi sembrava un buon value for money, secondo me il migliore. E nel frattempo ovviamente è out of stock perché c'è una bombardata di richieste pazzesca, però il support velocissimo mi ha subito aggiornato la blu, mettendomi già il cashback Spotify, Netflix e tutto sulla blu, e poi quando arriverà me la disattiveranno, quindi sono soddisfattissimo del servizio e non vedo l'ora che mi arrivi. Nel frattempo userò la blu. E però Crossy è molto in downtrend, abbastanza bruttino, chissà quando si fermerà e se si fermerà, chi lo sa, magari adesso, anzi senza magari, è giunto il momento che magari la prossima settimana o già questa, vediamo quando riesco, facciamo un bel video sulla carta di crypto.com, perché manca solo il mio, sono l'unico che non l'ha fatto. Andiamo avanti, 5 minuti, andiamo a vedere i grafici.
Tornato povero di shitcoin, niente che non si possa risolvere con ore di live, dai, dai, tieni duro, tieni duro. Le shitcoin dove si vendono? No, non è impossibile che ne hai 6.000, perché tu le vedi se clicchi sul simbolino del mio logo, che è qua sopra al player, quindi tu ci clicchi sopra e in basso a destra vedi il numerino con la pila di monetine, quelle sono le shitcoin che hai, quindi non punto esclamativo points, mi raccomando. Ciao Luca, facciamo finta tu abbia un portafoglio di 500.000 euro. A quale cifra... Non sono così povero, per chi mi hai preso. No, sta scherzando ovviamente. A quale cifra massimo ti fideresti da lasciare su BlockFi? Guarda, io vi avevo condiviso quanto ci metto su BlockFi e ti dico un 10-15%, anche 20% mi darebbe tranquillità, dico la verità. Luca, hai mai pensato di attivare una modalità lenta alla chat? Secondo me aumenterebbe la qualità dei messaggi di noi utenti. Modalità lenta nel senso che bisogna aspettare un tot tra un messaggio e l'altro, dici? Potrebbe essere un'idea. Non lo so. Anche io aspetto il bump di Chrome, ci vorrà tempo, ora è tutto giù. E guarda, Chrome, un po' il discorso del cambiamento dello staking delle carte, i cambiamenti nella piattaforma che hanno un po' disincentivato molti, magari qualche utente storico, a holdare i CRO che avevano. Ci sarà un po' un rinnovo, insomma, vedremo quale sarà il nuovo base level di CRO come prezzo e magari potrebbe diventare interessante ripensare da lì per vedere se i nuovi, cioè come si riequilibra la piattaforma e cosa vale la pena fare adesso. Ne potremo parlare. Hai visto le azioni su FTX? Una figata pazzesca, penso sposterà molta liquidità. Esatto, infatti ne volevo parlare rapidamente per non perdere troppo tempo. Come vedete, insomma, su FTX sono arrivati le tokenized equities, sono qui sotto stocks nel menu e sono queste qua. E in sostanza, vedete, c'è Apple, Amazon, Facebook, Google, Netflix, lo Standard & Poor, l'indice, e Tesla. Andiamo a vedere intanto lo Standard & Poor come si sta muovendo, già che siamo... ne abbiamo parlato prima, sì, in effetti è aumentato. Come funzionano le tokenized stocks? Allora, in sostanza... FTX in partnership con un'azienda tedesca che si chiama, andiamo a vedere, dov'è, eccola qua, CM Equity AG, che è una società tedesca per l'appunto, che offre servizi finanziari di vario tipo, e tramite questa società FTX permetterà di operare sulle cosiddette azioni frazionate. Cosa vuol dire? Vuol dire che non bisogna acquistare per forza un'intera azione, ma si può acquistare un token, che è il minimo, che poi su ogni azione viene specificato quant'è, che corrisponde a una parte dell'azione stessa, ok? E quindi in sostanza si può detenere una frazione di azione tokenizzata. È come se fosse un mercato spot, attenzione, non è un derivato, e questo significa che se l'azione dà un dividendo, se c'è una fusione societaria, se c'è qualsiasi cosa, chi holda il token è come se holdasse di fatto l'azione, ok? Quindi riceve il dividendo e così via. FTX, per essere compliante con le normative, giusto per farvi capire che non è una cosa losca ma è una cosa molto trasparente e legale, ha aperto una nuova sussidiaria che si chiama FTX Trading GmbH, che è una forma societaria tedesca, e l'ha aperta proprio in Tedeschia, in Germania, per poter operare in maniera legale, in maniera compliante, in partnership con questa CM Equity AG. Per essere eligibili, insomma, per poter operare, bisogna, ecco, a proposito, mi hanno appena passato il KYC, bisogna passare il KYC su livello 2 su FTX, che l'avevo già fatto. Poi bisogna fare il submit dello stesso KYC su CM Equity AG, e poi c'è da completare un questionario, che è la cosa che mi manca. Immagino che sia un qualcosa di simile ai questionari bancari, da dove arrivano i tuoi fondi, eccetera eccetera eccetera, e basta, questo è quanto. E poi si può operare, vedete, sulle varie azioni, su tokenizzate, per ora in dollari. Poi ho letto che arriveranno anche le
coppie in, in BTC, sarà carino. E tra l'altro ogni tanto secondo me c'è qualche opportunità di arbitraggio, tipo questa secondo me è stata exploitata subito, però bello, interessante, molto molto interessante. Basta, niente, per questo giusto per dirlo. Dunque, curiosità, il tuo record di utenti qui su Twitch secondo me sui 200 all'incirca, eh? Sì, perché adesso siamo 170, ma un picco di 200 ogni tanto c'è. Non chiedete consigli finanziari, chat went offline. No dai, vi prego, fatemi questo piacere, non venitemi a dire dove devo comprare, cosa devo comprare, quando devo vendere, perché sì, condividere, educare, ispirare eccetera, però dai, non fino a questo punto. Il mio obiettivo è proprio rendervi autonomi, bisognerebbe rendersi autonomi nell'investimento, è il regalo più grande che ci si può fare secondo me. Ciao Luca, io sono super holder su BTC, bravo. Quanto è rischioso mettere tutto in stake nelle piattaforme che ti garantiscono la liquidità piuttosto che lasciare ammuffire i BTC su un wallet? Ovviamente è più rischioso, quello è indubbio. Quanto è più rischioso dipende dalla piattaforma. Ti dico, ci si può andare ad affidare a piattaforme assicurate che hanno un'azienda regolamentata, magari in uno stato di cui ci si può fidare, cioè non andare a prendere quella con la licenza in Estonia che la dà a cani e porci, per capirci, ma magari se ce n'è una licenziata in America già vuol dire che è un qualcosa di più serio, che offre coperture, che offre garanzie, che magari ha BitGo o altri partner simili che coprono la custodia, piattaforme serie insomma. Sicuramente anche in quel caso il rischio c'è, perché ci esponiamo a diverse tipologie di rischio della piattaforma, delle stablecoin e così via, però è minimo. Ovviamente il rischio a mio parere si massimizza se andiamo nel mondo DeFi, che è tutto ancora un divenire con smart contract di dubbia sicurezza. Ecco, questo è quanto. Dunque, ragazzi, io vi direi che possiamo fare un giro sui grafici, perché sono passati 55 minuti, ce ne sono tantissime di domande, però mi spiace, ma bisogna anche guardare un po' di grafici, altrimenti non soddisfo quella parte di voi che vuole l'analisi grafica. Partiamo da Bitcoin. Allora, in realtà non c'è tantissimo da dire, perché là dove ci eravamo lasciati ci ritroviamo. Abbiamo nel frattempo un tentativo di dump che conferma ancora la predominanza della domanda, perché come potete vedere il dump è assorbito nel giro di pochissimo. Questo fa vedere per l'appunto che la prima area di supporto, che è questo cluster che va dai 12.008 ai 13.003 circa, ha fatto da supporto, che è, vedete, il primo cluster, perché ha originato in queste candeline dal 22 al 26 ottobre più shadows varie, è il primo punto di lateralizzazione dopo il famigerato breakout. Da lì abbiamo lateralizzato un po', poi c'è stato il breakout dal cluster stesso che ha sfiorato i 13.008, che poi al quale è susseguito un dump, un mini dump in verità, che ha pescato altra liquidità dal cluster, è rimbalzato e poi siamo andati di nuovo ad attaccare facendo un falso higher high la resistenza, siamo arrivati a 14.100, vedete perché fare breakout trading è rischioso, molti magari aspettavano proprio i 14k per dire io mi fiondo dentro appena li rompe perché va rotta per casa di Dio, per citare gli 883, e però in realtà spesso non va come previsto, perché molti la pensano così, chi ha grossi capitali magari dice aspetta che sfrutto chi la pensa così e gli dampo in testa, e va a finire che c'è una tipica caccia di liquidità e poi viene respinto il movimento e si ha una sorta di failure swing, quello che si chiama anche in questo modo. Dopo questo failure swing abbiamo avuto un altro attacco al cluster di prezzo, alla liquidità, respinto, assorbito. Oggi un altro attacco assorbito e quindi insomma siamo tra due fuochi. Da un lato abbiamo 13.003 che è il top di questo cluster di prezzo, dall'altro questi famigerati 14.000 nonché resistenza principale. Adesso in realtà la resistenza principale, se vogliamo fare i pignoli, va dai 13.008 ai 14.150, che è il picchettino lì di liquidità, quindi questo è il pool di liquidità in offerta attualmente da mangiare
Se vogliamo, troppo rosso, non mi piace così, se vogliamo andare a fare un breakout un po' con i fiocchi. Quindi, in sostanza, per proclamare il breakout avvenuto, voglio vedere un attacco al picco di liquidità qua sopra, superamento dello stesso e chiusura della candela da qualche parte qua su, non troppo vicina, non ovviamente qua in mezzo che è ancora dubbia, e non chiaramente un attacco e poi un riassorbimento qui, perché sarebbe il peggior scenario possibile. Una volta che chiudiamo in maniera sufficientemente che ci piace, allora si può studiare l'ingresso sull'eventuale retest, che è questa stessa area che al momento funge da pool di liquidità in offerta. Altrimenti abbiamo lo scenario, non dico bearish perché per parlare di bearish deve veramente dampare parecchio, però lo scenario di ritracciamento che continua, che prevede la perdita del cluster stesso, quello 12.8-13.3. Quindi se lo perdiamo andiamo a rifinire all'interno di queste tre aree entry area che abbiamo identificato già da tempo, quell'area che va dagli 11.007 ai 12.005, e alla faccia dell'area direte, vero? Sono tre aree costituite, una dal picco di liquidità che si trova tra la chiusura del body e il top dell'upper shadow, del top locale dell'ultimo periodo, ok? L'ultimo top prima di questo, la seconda area è quella che si trova tra la chiusura e la chiusura della candela di top e candela di range high, perché se andiamo a vedere la fisionomia di questo ultimo top vediamo che è formato da un range più una punta, e questa punta è quella che abbiamo considerato nella prima area. Questa seconda area è proprio ciò che va dalla punta al range high, e la terza area è il range high stesso, ok? Questo per capirci in maniera un po' più approfondita, ecco, sono determinate quelle aree di ingresso. Poi se perdiamo anche quelle aree di ingresso lì, insomma, cioè non mi piacerebbe vederlo a dir la verità, perché rischiamo di arrivare alla zona di stop loss, che io se entrassi in queste aree lo stop loss lo andrei a mettere in zona 11.002, che è l'origine dell'impulso di breakout, ok? Solitamente sapete che mi piace, quando facciamo un setup di breakout retest, mettere lo stop, l'invalidazione, laddove si perde il breakout stesso, ovvero assorbire tutto l'impulso che ha generato il breakout. Quindi questi sono un po' tutti quanti i casi possibili. Sicuramente adesso non è cosa aprire una posizione long, perché ci troviamo appena sotto una resistenza marcata, un pool di liquidità in offerta discretamente marcato, però sarò pronto a farlo qualora la tale offerta venisse assorbita a dovere, oppure se storniamo ancora un po', tanto quanto basta a rendere il prezzo più appetibile dal punto di vista grafico e soprattutto a dare un profilo di rischio rendimento accettabile ed interessante, come sarebbe questo. Poi possiamo andare a vedere le altcoins, ve l'ho detto, sono tutte abbastanza sanguinanti. Andiamo a vedere giusto Ethereum, poi qualcuno parlava di Link, quindi andiamo a vedere Link. Ethereum è appoggiato a un supporto, come vi condividevo oggi su Telegram. Su Telegram mi raccomando partecipate, cioè iscrivetevi al gruppo, al canale, in realtà è un canale unilaterale dove io condivido tutto, ogni giorno analisi, i miei trade, condivido notizie, tutto quello che mi passa per la testa, ed è totalmente ovviamente gratuito. Un'analisi che ho condiviso oggi per l'appunto riguarda Ethereum, che a parte l'essere in downtrend, cioè in downtrend di breve nell'ultimo periodo, il macro è ancora bullish, l'ultimo periodo è bearish, il breve è bearish perché ha perso il cluster settimanale, qua vi ricordate che è quello che mi ha spinto a chiudere la posizione settimane fa. Poi aveva come supporto 0.0318, questo qua sotto che è stato perso e retestato bearishamente anche lui, e poi niente, lower highs, lower lows, come se piovesse. Adesso ci troviamo appoggiati a un supporto chiave, l'area che si muove intorno a 0.028, vedete questo scorso top. Al momento c'è stato un mini impulso di domanda che è stato immediatamente assorbito, vedete questo, tac, immediatamente assorbito con anche un lower low, e non c'è altra parvenza di domanda, quindi per il momento me ne sto su Ethereum. Ahimè, io osservavo questo livello per vedere se dovesse formarsi un costrutto bullish, magari adesso lateralizza ancora un po' e poi rompe a rialzo.
questo sarebbe un mini costruttino di bottom locale, potrebbe essere interessante pensare di entrare, ma al momento assolutamente no. La perdita del livello 0.025, 0.026 qua sotto, ulteriore, quindi un'altra continuazione ribassista, invaliderebbe la struttura bullish, perché andrebbe ad assorbire anche il break da tutta questa zona qua. E sarebbe molto brutto, perché farebbe perdere molto terreno a Ethereum. Non mi piacerebbe vederlo lì, insomma. Questo è un buon punto per rimbalzare se vuole mantenere vivi i bulls e la sua struttura di mercato. A questo punto io passo la parola a voi per vedere cos'altro avete da chiedere, cos'altro avete da domandare. Vediamo. Dunque vediamo un po' qua. Vedo che qualcuno si fa domande, chiede: l'RSI per comprato e per venduto sembra sempre che serva poco, piuttosto ho notato che segnala molto bene un contromovimento in arrivo quando i picchi sono discordi rispetto a quelli del grafico. Tu l'hai mai usato così? Allora, io personalmente no. Però le cosiddette divergenze, ovvero quando l'RSI appunto fa, esempio, un top e un lower high, mentre il grafico fa un higher high, quella è una divergenza ed è un segnale molto utilizzato, quindi potrebbe essere sicuramente utile, lo consiglio di seguirlo. Oro Bitcoin, andiamo a vedere l'oro. Oro Bitcoin, in realtà oro dollaro, oro Bitcoin è un po' dura. L'oro, guarda, potrebbe fare un costrutto di bottom golosissimo qua dentro, se dovesse andare a rompere a rialzo qua, tac tac, così sarebbe un bel costruttino di bottom, quindi attenzione, perché potrebbe rivelarsi interessante. Per il momento sta facendo dei blocchi progressivamente decrescenti, quindi non ci sono setup particolari. Esiste un sistema automatico che identifica bene i livelli, ma in che senso i livelli? In che senso cioè supporti e resistenze? Magari sì, però è talmente semplice che si può fare a mano. Puoi dare un'occhiata a DOT per favore? Assolutamente sì. Binance mi ha offerto la carta, vale la pena farla sapendo che difficilmente la userò? Se non te ne fai niente, non starla neanche a fare, ti direi. Che, insomma, boh, non lo so, io l'ho fatta ma per recensirla più che altro, poi tra quelle e la crypto.com vedrò con quale mi trovo meglio, però nel frattempo io sto usando la crypto.com. Dicevamo, andare a vedere Polkadot, ci arriviamo, dov'è? Qua, dot per, brutto, molto brutto. Perché ma in realtà adesso c'è un minimo accenno di lateralità qua, però insomma non benissimo, no, neanche. Vediamo il settimanale, ecco, forse un po' più chiaro. Il settimanale fa capire che è brutto, è molto brutto, perché allora abbiamo un pump iniziale, questo è il listing su FTX, che penso sia il primo ad averlo listato, e poi un continuo dump, c'è una sorta di pump and dump questo, purtroppo. Qui c'è un po' di domanda, un pool di domanda che sembra che adesso sia in fase di assorbimento. Non mi piace, dico la verità, non ci aprirei mai una posizione in questi termini, non mi piace neanche un po'. Ma la carta di crypto sta sempre in pending perennemente, e sta in pending, cioè in realtà io l'ho fatto l'upgrade e non vedo neanche il pending, però mi hanno detto che ci vogliono un paio di mesi per riceverla adesso, perché c'è una domanda pazzesca. Non c'è da stupirsi, perché il momento, l'ultimo momento di FOMO in cui CRO dumpa e lo staking poi aumenta, è ovvio che c'è il boom di richiesta. Link non hai detto, hai ragione, avevo detto che l'avrei guardato e poi ho glissato. Andiamo a vedere Link, eccolo qua Link. Allora, il nostro Link, guardiamolo anche sul settimanale, che potrebbe essere utile, perché c'è un livello in più sul settimanale, che è questo qua. Opla. E che dire, è in fase di correzione abbastanza marcata, e se dovesse perdere ancora questo livello qua, 74.700 sat, più in basso c'è, vabbè, sul daily c'è un livello intermedio che è quello dei 67.000 sat circa, che è dato da questo clusterino qui,
E poi abbiamo l'area di atterraggio che è 52-56 mila sat circa, 57 anche, questa zona qui. Però per il momento, ahimè, adesso qui ha fatto un piccolo range nel frattempo con un triplo top, non bellissimo, che poi ha rotto qua a ribasso in realtà e adesso sta testando questo supporto, che è quello che abbiamo visto anche sul settimanale, che è abbastanza importante. Vediamo come reagirà. Prossima fermata 67,5 e poi quell'area lì. Però sinceramente non ci vedo tanta opportunità di long. Ecco. Cosa pensi del numero di UTXO in profit come indicatore precoce di correzione? Pare decisamente funzionale. Guarda, è interessante come tanti altri indicatori di parametri on-chain, però non l'ho mai usato. Io non sono tanto un fan di quegli indicatori lì, a dire il vero. Sì, supporti e resistenze come li hai disegnati tu, per quello dicevo bene. Ah, grazie, eh? Grazie mille. No, scherzi a parte, non, cioè credo che... non lo so, qualcosa ci sarà, immagino che va a identificare i massimi, quelle cose lì. Luca, come vedi Sand, visto il prossimo pre-sale di Land del 12 novembre? Guarda, in verità volevo farci un video magari no, però un quarto d'ora di live dedicato, magari nel prossimo, di venerdì, e avevo intenzione, adesso gli avevo scritto, devo vedere se mi risponde, di chiamare magari come mini ospite, perché non volevo parlarne per tutto il live, ma proprio qualcuno di The Sandbox, che potesse rispondere magari a qualche domanda che gli facciamo e così. E pensavo non più di un quarto d'ora, 20 minuti in totale, oltre all'analisi dei grafici, nel prossimo live, quindi magari approfondiamo. Sì, un bagno di sangue sulle alt, fatico a trovarne di buone adesso come grafici, ma non ce n'è proprio, a dire la verità, mi sa. Non ne vedo assai. Tezos Bitcoin è ora di shortare a leva addirittura, è un po' iperesteso al ribasso, mi sa, è un po' rischioso shortare adesso, perché di occasioni di short ce ne sono state. Adesso è un po' iperesteso a ribasso e quindi è un rischio. Il setup short se ne sono visti, soprattutto al breakdown da questo range. Poi qua c'è stato toc 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 e poi il breakdown di nuovo. Adesso il prossimo livello chiave su Tezos è ancora fluttuante. Il prossimo livello chiave è un 11.000 sat qua giù. Ma no, io sinceramente non starei a farmi male a shortare, a dirla tutta, perché è un po' troppo appunto iperesteso al ribasso, è pericolosino. Benissimo, quindi sei bullish su The Sandbox, ma guarda, io non tocco un token, vi dico la verità, lo sapete, io non investo in ICO, in nuovi progetti, cose così. Un paio di land ce le ho per sfizio, per puro sfizio, cosa le avevo pagate? Tipo 50 euro in totale, ho detto proviamo, le tengo lì per puro sfizio, le ho viste come investimento forse più interessante del token Sand, però sappiate che appunto io seguo il progetto, sono bullish sul progetto, su quello assolutamente sì, perché è ottimo, cioè... il gaming, il mondo degli NFT, quel mondo lì insomma tira, secondo me tirerà. Però da lì a dire investire nel token io sto ancora a guardare. Ecco, sappiate che io sui token dei progetti nuovi non ci investo praticamente mai, tranne quelle... non l'ho mai fatto, credo. FTT non lo considero un progetto nuovo perché ho aspettato un anno per quasi un anno per investirci. E poi è una cosa diversa, è un business model diverso. Amici, io vi ringrazio per avermi seguito. Direi che per oggi possiamo terminare qui. Ve l'ho detto, adesso rifletterò sul da farsi. Magari la prossima settimana iniziamo a fare 3 live anziché 2, un po' più brevi. Questo è 1:10, magari stiamo sui 40-50 minuti, così sono più godibili. 2 di 3 magari, o 1 di 3 sarà un Q&A tra noi, una chiacchierata, il terzo sarà un'analisi di grafici, sarà incentrato sull'analisi di grafici o viceversa, insomma vediamo un po' come farli, però per aumentare queste opportunità di fare domande, perché vedo che ce ne sono sempre tante, quindi avete tante cose da chiedere ed è quello il motivo per cui principalmente vorrei fare un terzo appuntamento. Secondo me non ci sarebbe il silenzio di sicuro, lo sfrutteremmo bene. E in più potete accumulare ancora più shitcoin con 3 live, ma vi rendete conto di questa pazzesca opportunità? È incredibile!
Bene, detto questo, io vi saluto per davvero, un occhio puntato sul BTC che insomma magari sclera, visto che adesso arriveranno poi i risultati delle elezioni, si incomincerà questa fase turbolenta che sono curioso di vedere dove ci porterà. Sarà una settimana interessante, secondo me. Grazie di nuovo per avermi seguito, vi ricordo di seguirmi anche altrove, Discord, Telegram e Facebook, anche se è da boomer, seguitemi anche lì perché vi condivido i mini video e poi vediamo un po' il da farsi. Saranno giorni impegnati questi dal punto di vista lavorativo perché appunto voglio cercare di dare qualcosina in più alla community in termini di contenuti e di qualità degli stessi. Basta, ho parlato abbastanza, di nuovo un saluto e a venerdì, e ci vediamo invece giovedì con il video. Ciao a tutti!